Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Vabbè. Oggi andiamo a vedere questo Lumière direttamente dalla Bella e la Bestia. Questa è l'edizione limitata Disneyland Paris oppure Disney Store, ogni tanto online si trova. Quindi è una replica, quindi a grandezza naturale. Faccio vedere da vicino il volto, dell'effetto della colata della cera, abbiamo anche i denti fatti benissimo lì all'interno, tutto l'effetto dorato. Qui sul fondo abbiamo marchio Disney Store e il bottone per poterlo accendere e cambiare la batteria. Il Il bottone. bottone, qui Disney China, ecco, quindi sono prodotti in Cina anche questi, anche se sono ufficiali. Il cinese vince E qui sul sempre. retro vedete comunque fatto tutto benissimo. La cosa bella di questa lumiera è appunto che, vabbè, si può Dondola. davvero accendere. Quindi al buio si illuminano le lucine e hanno un effetto proprio di candela che si muove. Adesso così non si vede benissimo con la luce accesa, vediamo se con la luce spenta si vede un po' meglio l'effetto. Ok, vedete che sembra che si stanno muovendo le luci. Vediamo da vicino. Ecco, probabilmente sono delle lampadine particolari che danno questo effetto. Sono intermittenza come quelle dell'albero di Natale. Posso accendere? Accendi pure. Quindi da vedere non c'è altro perché praticamente è tutto qui, non è un pezzo che si può muovere, non ha articolazioni né niente. Però è fatto davvero bene. Se riuscite a trovarlo sul sito Disney Store, ve lo consiglio, o anche se andate a Disneyland Paris. Lo farà cadere, eh? Quindi, per questo video è tutto. A breve arriverà anche Mrs. Brick con Chicco. Hai finito. Adesso era per Lo salutare. farà cadere. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. A un prossimo video e ciao a tutti. Ciao ciao.